Secondo episodio di Stone Machia. Eravamo arrivati qui. Allora, calcolate che mi sono dovuto rifare un attimo il pezzettino iniziale, perché quando rientri nel gioco dopo che esci non ti salva a quanto pare, e quindi mi sono rifatto il pezzettino sus e ho parlato con l'NPC. Vi ricordate che nello scorso episodio avevo proprio detto: ah, mannaggia che non ho parlato con l'NPC. Ci ho riparlato perché il gioco ti lascia spada e scudo e non mi ha detto niente di nuovo. Quindi ho riucciso il gargoyle sus di pietra che stava nell'isola, sono ricaduto di qui e niente. Ok, abbiamo riucciso questo affare. Prima di andare avanti, volevo capire che diavolo c'è qui dietro. Ah, ok. Quindi qui mi porta in un'area ancora diversa? Allora no, conviene tornare là. Qui c'erano dei cosi sus che abbiamo eliminato. Qui non si può aprire questo affare? No, non possiamo oltrepassare questa porta, ok. Allora andiamo dritti, andiamo un po' a vedere, eh? Ah, è respawnata la fontana sus? Ok. Ah, mi ha fatto danno sus. Ok. Ammazza, ancora viso questi, non li avevo ammazzati tutti? Ok. Perfetto. Andiamo avanti. Allora, io direi di... Ammazzali! Oh, aspetta, aspetta. No. Allora, Bonnie che è qui. Allora, intanto eliminiamo sti cose perché... Ok, via. Ok, sto feriando l'universo. Guarda che infami che mi sparano sus. Oh, ma guarda... Ok, sembrano dei cavalli a dondolo arrabbiati. Chissà se si possono perriare i proiettili, sicuramente sì. Ragazzi, a me il design dei nemici fa impazzire. Ma guarda che simpatico questo. Ma tu, scusami, ma quanto sei bello. Wow, guardalo. Ammazza quanto... Ok, fa danno. Ok, oh, ah, sono più di uno. Ok, vabbè, boh. Ok, la prima morte in assoluto. Carino che ti dice Petrificatus. Va bene, ok. Prima morte per noi, va bene, ci sta. Assolutamente sconfiggeremo questo affare, eh? Allora, adesso testeremo pure il ladro dei nemici. Secondo voi ci aggreranno fino alla morte questi cosi? Oppure, sai no, sus. Ok, eliminiamo subito questo affare. Allora, mi ha fregato prima perché non avevo visto che c'aveva i suoi amichetti piccolini. Quindi, sus, bisogna eliminare assolutamente prima quelli piccoli. Guardalo, guardalo come carica. Ok, eliminiamo prima quelli piccolini, va? Allora, amico. Ok, questo è andato. Ce n'è un altro, l'ho visto, eh. Dai, devo imparare il tempismo di Perry. Ok. Ok. Il delay più o meno è... Non dico come Dark Souls 2... Praticamente quando iniziano l'animazione, non a metà, ok? Per chi ha giocato, insomma, i Souls capirà quello che sto dicendo. Mi sa che sì, era Dark Souls 2 che lo dovevi fare mezz'ora prima. Ok? Unlocked, che co... Oh, che fa questo? Oh, guardalo! What the fuck is that, bro? Aspettalo! Ah, posso switchare? Ma come? Con calma, qui la situazione è problematica. Allora, questo fa un fottio di danni di più, però non può fare parry, giustamente. Allora, devo capire come switchare. Mi serve un attimo, un momento di pace. Allora, questo fa un fottio di danni, mi piace. Guardalo! Guarda che fa sto coso! Assurdo! What the fuck, guardalo! Senza senso questa cosa, è fighissimo. Vabbè, ma è un blade sto coso. E ha cambiato moveset. Ragazzi, io non ho parole, è fighissimo tutto questo. Ah, la sua è un'abilità, vedi? E così... Vabbè, ma è fighissimo. Però come si switcha? Ah, ok, premendo i tasti. Uno, divento lui. Due sono lui, uno sono lui. Ok, va bene, ok. Allora, lui certo c'è il Perry è una figata, ma se io faccio... Ah, si para! Però non può fare il Perry, ovviamente. Ah no, può fare anche lui il Perry. Allora, lui è velocissimo. Ah, ma lo sai, non è facile lui? Cioè, da una parte mi piace tantissimo, però non è facile. E tra l'altro quando noi cambiamo forma c'è l'oscurità sus. Io non so se questa cosa, come dire, sia lore incredibile, però interessante. Allora, è molto figo quello, eh. È veramente super frenetico. Io voglio un attimo imparare a fare Perry prima. Ok, perfetto.
Allora, proviamo a eliminare lui con questo qui. Allora, questo affare dovrebbe fare un danno assurdo, penso, no? Ok, fa danno, ma allo stesso tempo sus. Ok. Allora, torniamo un attimo con lui. Allora, io devo eliminare questo affare. Ne vale il mio orgoglio sus. Allora, con calma, eliminiamo i piccoletti, assolutamente. Ok. Ok. Questo è andato. Tu sei veramente forte, amico, eh? No, no, via, via, via. Ok, questo fa degli attacchi lentissimi, con calma. Ok, non l'avevo visto. Ok, è andato. Molto bene. Ora eliminiamo pure lui. Fratellini, via qua, perché altrimenti non riesco a farti peri sus. Allora, vediamo un po' che ci sta qui dietro, eh? Ah, ok. Dietro i cavalieri c'è un boss, immaginavo. Chi è questo? Oh, cinghiale corazzato! Ammazza quanto danno fa. Ok, ok. 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 Vabbè. No, ti prego, no. Ma no, ero presissimo dal cinghialone. No, non è vero che è la end of the demo. Oh, c'è un'altra strada. Aspetta, aspetta, aspetta. No, eh. Allora, potrei star dicendo una gaffa incredibile. Io mi ricordo che c'era il portone bianco. Ci ritroviamo lì tra poco. Taglio incredibile. È successa una sus cosa incredibile. Mentre stavo tornando in quel punto sus, mi è arrivata una notifica adesso, dalla pagina proprio Instagram di Stone Machia incredibile, che dicono che finalmente il gioco è su Steam. Vorrei andarmi a riprendere la pedina sus con la spada, con la moonlight incredibile. E poi andiamo in quella direzione sus. Comunque, per fare un recapino, questi nemici sono veramente simpatici. Allora, questi sono carini che sparano, sono adorabili. Sicuramente li puoi fare il parry incredibile. Questo nemico qui è fantastico, cicciottello con i piccoletti. Quello là dietro pure è simpatico con lo spadone gigante. Questo in assoluto è l'omega weapon di questo gioco. È di una difficoltà spaventosa. Questo bisogna essere veramente sus a fare dei parry perfetti. L'ho ucciso prima e va bene così. Il boss cinghiale è fichissimo e mena come un fabbro, quindi GG per loro proprio. Però adesso io voglio andare dall'altra parte. Incredibile. Questa mi piace tantissimo, questa pedina, però è sus. Devo capire la sua abilità, perché certe volte la sua abilità non fa danno, non capisco. Tra l'altro qui prima era spawnato nel primo video. Ah, eccolo! Questo era fortissimo prima. Fantastico, questo pure è sus. Allora, dobbiamo andare là. Ok. Qui voglio andare. Oh, qui secondo me c'è un'altra mappa. Ah, ok, qui c'è una mega boss fight, forse. Ah, allora, il boss finale della demo è quell'affare. Ma che è sto schifo? Oh! È un super. Oh! Ma in assoluto, ragazzi, l'omega weapon è quell'affare di prima. Questo chi è? Bello lui, guarda com'è tozzo! Ok, lui è lentissimo. È il tank praticamente lui, ok. Sarebbe questo di testarlo a questo punto. Carino, lui ti fa il colpo di scudo, non ti fa la capriola. Invece lui la fa la capriola. Ah, lui fa il tornadino, carino, ok. Allora, proviamo un attimo qui, però mi dice che forse ne posso sbloccare un altro. Ah, ma allora va avanti la demo. Com'è finito? Sir Cherubone. Un altro boss. Ma è bellissimo! Ma è crasso! Ok, ammazza quanto mena. Ok, il cupidone mena, eh. Ok, ok. 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 Ok, con calma.
mi ha rotolato in maniera sus. Ok, buono, buono, Cupidone. Vorrei provare. No, i minion, no, cavolo. Vabbè, mi rimetto un po' di vita. Ok, con calma. Ok. Ma guardalo! No? Ok. Ok. Ok, guarda quanto mi fa di come gira. Ok. Ok, 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 andato, andato, andato. Qui ci sono due boss per concludere la demo. Sto pensando se c'era un'altra direzione. Direi che per questo episodio può finire qua. Io off camera mi faccio un altro giro. Però non mi viene in mente un'altra strada. Perché da una parte vado dal cinghialone e sblocco il tizio agile, per capisce. Da sta parte sblocco il tank e c'è il cupidone paffutello. C'era un'altra strada, mi sa. No, era la strada per andare... No, non mi pare c'è un'altra strada pure. Vabbè, sus ragazzi, io me lo rigioco. Se ci dovesse essere qualche altra strada vedrete un terzo episodio, altrimenti questi saranno solamente due video. E a quanto pare adesso sarà pure su Steam questo gioco, quindi sono contento che sono riuscito a metterlo anche su Steam. Ragazzi, che cosa con voi e ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video. E torneremo anche su Stone Machia, perché mi sta piacendo veramente tanto, quindi GG, veramente. Che cosa con voi, alla prossima.